molto più, diciamo così, restrittiva sia sulle autorizzazioni sia sull'esposizione dei lavoratori e dei cittadini. Allora, la petizione che cosa chiede a questo punto, visto che comunque l'Unione Europea ha già fatto una serie di passi sulla formal labor? Il primo è che vengano ridotti in maniera drastica, da subito, in ogni nazione, i livelli consentiti. Tenete conto che è un cancerogeno, è improprio parlare di livelli accettabili, in quanto una sostanza cancerogena lo è a prescindere dalla quantità a cui è un esposto. In termini probabilistici, anche fumare una sigaretta sola, lo dico per i fumatori presenti in sala, aumenta la probabilità di avere un tumore al polmone, magari tra 30 anni. Aumenta la probabilità, non è che è certo, perché ognuno di noi è fatto in maniera diversa. Però fumare anche una sigaretta al giorno, quello che è, tenete conto, aumenta il rischio, così come fare ovviamente altre attività. Per cui per i cancerogeni la cosa più sicura è quella di non avere nulla a che fare, quindi non essere esposti. Però ovviamente bisogna andare gradualmente, che non è possibile da oggi al domani per sostanze come queste riuscire a arrivare allo zero. Allora incominciamo a renderla più costosa, fare in modo che le restrizioni facciano accendere la lampadina, in particolare all'azienda, e dire: ma forse c'è qualche alternativa che mi salverebbe tutte queste rogne aggiuntive che la normativa mi dà. Applicare appunto le decisioni sulle basi, sulle best available technology, le migliori tecnologie disponibili, e quindi applicare quello che di meglio c'è dal punto di vista tecnologico su queste produzioni, e che venga inserita in questo allegato 14, che ovviamente a voi non vi dice niente. L'allegato 14 è la lista dei cattivi, nel senso, il regolamento REACH, che è il regolamento europeo sulle sostanze chimiche, e tutti i chimici qua dentro dovranno, voi che siete giovani, la vostra vita sarà attaccata a questo acronimo REACH, perché il REACH è la Bibbia del chimico dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della produzione e quant'altro. Regola la produzione e l'emissione sul mercato delle sostanze chimiche nell'Europa. E quindi oltre alle formule, al modo di produrre una sostanza, sarà la vostra vita nei prossimi anni. L'allegato 14 è la lista dei cattivi. La lista, cioè, delle sostanze che, per tutta una serie di caratteristiche, in questo caso in particolare la formaldeide come cancerogena, vanno regolamentate in maniera molto più restrittiva, e con la possibilità a un certo punto di poter dire: questa sostanza basta, non la si utilizza più in tutta Europa. Il ragionamento ormai è europeo, per cui andiamo oltre le decisioni che sono italiane. E questo è particolarmente vero nel campo del pannello di legno, per questo ho citato i mobili, perché in Lombardia c'è una concentrazione di impianti di questo genere in provincia di Mantova, o meglio tra la provincia di Mantova e la confinante Emilia Romagna. E lì appunto i comitati hanno attivato, adesso non so se l'hanno già presentata, questa petizione per poter, diciamo così, avere un occhio di riguardo in senso restrittivo per la formaldeide. L'ultima cosa che vi dico è questo, l'accennavo prima, poi vediamo se in caso di sono internet accendere la cosa che ci dico. Dall'Europa, oltre al discorso delle petizioni, anche detto prima, ovviamente ci sono molte regolamentazioni che riguardano la vita di ognuno di noi, nel caso dei chimici anche dal punto di vista professionale. Il primo, abbiamo detto, che è il regolamento REACH sulle sostanze chimiche, il secondo si chiama CLP, che riguarda la classificazione, l'etichettatura e il confezionamento delle sostanze pericolose. Se già non ci fate caso, quando vedete una bella confezione c'è una bella etichetta con dei simboli più o meno strani e delle frasi. Il CLP è quello che regola queste etichette. E le trovate ovviamente anche quando andate sul mercato, se comprate la candeggina piuttosto che il detersivo, troverete una bella etichetta dei simboli e delle indicazioni di pericolo. È il linguaggio universale per dire a chi utilizza una sostanza: stai attento, guarda che questa sostanza potrebbe determinare dei problemi se non la usi in maniera corretta.
Questo è il modo per individuare quelle etichette e fare in modo che queste etichette siano europee anche, per alcuni aspetti sono internazionali. La normativa sulla valutazione di impatto ambientale, che è appunto la procedura che hanno dovuto fare i taciumenti per cercare di aumentare la produzione di rifiuti, e questa normativa arriva a un passaggio che permette a ogni cittadino, anche singolo, non necessariamente associato, di poter dire la sua su una determinata opera. Se andate sul sito Silvia, che è un acronimo, sul portale della Regione Lombardia, troverete tutta la documentazione delle opere che in questo momento e negli anni scorsi sono state assoggettate a valutazione di impatto ambientale. Potete leggere di cosa si tratta, farvene un'idea, e se vi sembra che ci sia qualche cosa di strano, che non condividete o che comunque vi sia non è chiaro, potete con una mail inviare la vostra osservazione alla Regione Lombardia e vi dovranno in qualche modo tenerne conto. Quindi c'è questa possibilità del singolo cittadino di poter colloquiare e dire la sua in queste procedure importanti perché riguardano impianti che hanno elevato impatto ambientale. La normativa sulla attrazione antecate ambientali, che è sull'autorizzazione per impianti come cementifici, anche questo c'è un passaggio in cui c'è la possibilità da parte dei cittadini di dire la propria. La normativa sull'accesso all'informazione ambientale e alla giustizia ambientale, quindi voi abbiamo diritto tutti come cittadini di chiedere all'ente competente, che può essere il comune, la provincia, la regione, a seconda dei casi, informazioni su tematiche di carattere ambientale. E questi enti ci devono rispondere o mettere a disposizione queste informazioni a livello di siti e quant'altro. Adesso provo, se riesco, un attimino. Okay. Se questo si collega a internet, vi faccio vedere una cosa molto veloce, poi vi potete esercitare se la cosa ovviamente vi interessa. Vi faccio vedere il sito dell'ECA. L'ECA che cos'è? È l'Agenzia Europea. È l'Agenzia Chimica Europea, quindi bastate che mettete ECA, non c'è problema, provate subito, ed è quella che appunto applica al compito tecnico di applicare la normativa europea sulle sostanze chimiche. Questo è il sito dell'ECA, ovviamente dovete avere un po' di conoscenza di inglese, per cui se studiate l'inglese che vi servirà se volete, al di là che vi piaccia o meno, è indispensabile. Qua c'è dovete accettare la notizia legale e qui potete cercare informazioni per qualunque sostanza chimica. Sono ormai qua i dossier sono arrivati a intorno ai 100.000, qualcosa del genere. Bene, se io metto ad esempio un identificativo della formaldeide, potrei scriverla in inglese, potrei adesso scriverla, oppure io faccio per semplicità, metto il CAS, se qualcuno che sa cos'è il CAS, il Chemical Officer Service, quindi è quello che identifica dalla targa a una sostanza chimica, gestito da prima. C'è anche la numerazione CE, comunque diciamo quello internazionale che si usa il CAS. Se io metto il CAS della formaldeide, molto semplice, 50.000, quindi molto, si ricorda agevolmente, vado a cercarmela, trovo la formaldeide, apro il dossier, vediamo se si apre, e incomincio a trovare delle informazioni, la formula di struttura, che conoscerete a memoria, i simboli di pericolo, che devono accompagnare ogni contenitore in cui c'è la formaldeide, e poi vado anche a vedere le proprietà scientifiche. E qui vedete il menu a fianco, vi dirà ovviamente sia le caratteristiche tecniche, il peso molare, la densità, tutto quello che vi fa studiare, non so quanto siete contenti di studiarlo, ma anche aspetti che riguardano l'ambiente. Quindi, ad esempio,
se io rilascio nell'ambiente della formaldeide, in quanto tempo questa viene degradata dall'ambiente. Fortunatamente la formaldeide è molto reattiva, per cui non si accumula come fanno altre sostanze in questo caso, e via andare. Quindi potete anche sapere quanta formaldeide ci vuole ad ammazzare un pesce. Sembra una cavolata, no? Però quando voi trovate delle etichette in cui c'è scritto quella sostanza è pericolosa e c'è scritto il livello di pericolosità, quel livello 1, 2, 3 o 4, a seconda ovviamente dei casi, è basato su quanto è pericolosa, cioè quanta sostanza occorre per aspettarci che almeno il 50% di cavie, spesso topi e pesci di solito, vengono uccisi da quella concentrazione. Più è bassa la sostanza, quindi meno ce ne vuole per ammazzare il 50% dei poveri topi, e più sarà pericolosa e classificata come pericolosa. Questo è il modo, ovviamente i poveri topi, diciamo così, le REACH, una delle cose positive delle REACH per gli animalisti è che ha incominciato a introdurre il fatto che le sperimentazioni animali devono essere estremamente motivate. Non è che uno un giorno già voglio fare l'esperimento sui gatti e sui topi, mi freno un po' e li faccio fuori e poi dopo vedo cosa succede. No, devono essere motivate, eccetera, per cui si tende a restringere, quindi a passare ad altri sistemi di carattere biologico, quindi usando i batteri, di cui nessuno si entrerà a mancanza, per vedere il tipo di pericolosità. Per cui vedete, se andate qua, per la sostanza di cui vedete magari rappresentata sulle lavagne eccetera come una formula e che magari sembra anche un po' come dire astratta, perché poi vedete le reazioni, aggiungo formaldeide, metto un'altra, faccio un polimero, cioè, qui cominciate a vederlo anche dal punto di vista ambientale, quindi vedete che quella sostanza ha una serie di effetti, per cui bisogna tenere conto, il problema non è solo produrla, sempre che sia necessaria, ma come produrla e poi pensare che prima o poi diventa un rifiuto, eccetera, eccetera. Quindi, e questo è l'obiettivo appunto del REACH. Per cui vi invito magari assieme anche ai docenti di inglese, che così fate un po' di vi abituate a usare l'inglese. Qua dentro ci sono anche i documenti in italiano, però sono più documenti di carattere normativo, non dal punto di vista tecnico. Però se poi uno vi piace anche studiare l'aspetto normativo, potrà trovare anche documenti in italiano. Grazie. Grazie mille. Allora, anche grazie per averci mostrato degli strumenti. Per voi sono anche di lavoro questa Bibbia REACH, questo sito della commissione, o meglio dell'ELCA. De Lavoisier ho visto prima, è finito ghigliottinato, quindi spero che questo non sia anche il nostro di destino al termine di questo incontro. Vorrei lasciarvi un attimo se qualcuno di voi intanto pensa a qualche domanda da rivolgere ai nostri relatori. Se siete esausti, ricordate che abbiamo un buffet che ci aspetta, e se siete anche generosi e non ghigliottinari, molto gentilmente potreste consegnare anche i moduli di valutazione di questa giornata là fuori. Se qualcuno ha delle domande, mostri la propria mano, altrimenti ringrazio tutti i relatori e gli organizzatori e voi che ci avete ascoltato e la scuola che ci ha ospitato per questa bella occasione di guardare il mondo in cui viviamo, sperando che tra 6-8 mesi la risposta alla petizione di 5R, zero sprechi, sia la risposta che si aspettano gli attivisti, e se così non fosse almeno una motivazione coerente del perché non dovrebbe essere come dicono loro. Grazie a tutti. Domanda? O un braccio? Ah, una domanda, via, la domanda finale a Gabriele. È riguardo l'Unione Europea. Volevo sapere che questo l'Unione Europea è nata come, diciamo, un accordo per mantenere il commercio interno regolato, più facile.
Quindi le ragioni ambientali rispetto alle ragioni economiche passano in secondo piano in Europa ancora oggi, o si sta cercando di appianare, diciamo, l'importanza delle due questioni? Possiamo avere una risposta politica? È una tecnica? Allora, è vero che le motivazioni iniziali erano legate alla condivisione delle risorse, in particolare delle risorse fossili, il carbone e l'acciaio, per favorire la crescita di tutto il territorio dell'Unione. È anche vero però che nel corso del tempo i trattati che sono stati modificati nel corso del tempo hanno istituito in Europa una delle legislazioni ambientali a tutela dell'ambiente fra le migliori nel resto del mondo, se comparate rispetto al resto del mondo. Quindi in realtà, ad esempio, cito uno dei principi, il principio cardine che è sancito dai trattati europei, è il principio di precauzione. Quindi in Europa per noi è fondamentale tutelare la salute prima di mettere sul mercato un qualunque composto chimico, un prodotto, una sostanza, un cosmetico, una qualunque pesticida, qualunque cosa, deve essere valutato attentamente, sottoposto a una valutazione scientifica e dopodiché approvato e utilizzato sul mercato. Quindi il controllo è fatto a monte e la legislazione è molto stringente. C'è un ampissimo margine di miglioramento, perché ancora oggi è un bellissimo principio enunciato nei trattati, spesso disapplicato, perché ci troviamo ad esempio in situazioni di questo tipo e molte altre come appunto abbiamo visto oggi. Quindi non si può dire che c'è una prevalenza del... Non lo si può dire sotto il profilo tecnico. Poi io politicamente posso dire che c'è molto da fare sul lato ambientale, il principio di precauzione troppo spesso viene violato, ma questo è margine di azione politica per il futuro, anche per pensare all'Europa che vogliamo. Grazie. Ti aggiungo una cosa velocissima: se vai a vedere anche lo stesso REACH o altre normative direttive di carattere europee, l'articolo del trattato che viene citato come base dell'emissione della direttiva è quasi sempre proprio quello che è relativo alla omogeneizzazione del mercato europeo. Non è così strano, perché se poi vai a pensare, faccio un esempio banale, che se ci fosse, se la normativa fosse lasciata semplicemente per alcuni aspetti ai singoli stati come era prima, rischieremmo ad esempio che il cementificio di Bergamo ha un limite di emissione di 20 per un parametro e un cementificio magari che sta in Germania di 30 o viceversa. Invece le norme europee dicono tutti i cementifici europei devono stare a 20, e quindi in quel modo lì eliminano quello che poi anche un potenziale effetto di carattere economico, perché se io ho un'autorizzazione che mi permette di emettere a un livello superiore rispetto a un altro, vuol dire che sto risparmiando dei soldi per non mettere una serie di filtri, non metto un sistema di abbattimento idoneo, quindi risparmio. Quindi il discorso di omogeneizzare il mercato è anche, vuol dire che tutti gli attori economici devono stare sul mercato con le stesse regole ambientali, tecniche e quant'altro, per cui non è così in questo caso così contraddittorio, diciamo così, che anche normative che hanno principalmente un effetto ambientale, poi la fonte iniziale primaria è comunque una fonte, diciamo così, di carattere economico. Ancora grazie, magari una domanda a parte, così lasciamo andare tutti a mangiare al buffet, siamo qua per